È scattata alle ore 19 di venerdì 4 agosto la stagione agonistica 2017-2018 dal Vicenova Feta Calcio, prima seduta allo stadio comunale del paese, mentre da lunedì 7 agosto la squadra si allenerà nella struttura di Secchiano. Le novità arrivano in panchina, dove a guidare il giallo-blu troviamo l'ex coreano Achille Fabbri. A fare da vice, seguendo il concetto di gruppo e gente del posto, è stato chiamato l'ex calciatore giallo-blu Stefano Balducci. Tra i giocatori si segnala l'arrivo del portiere Emanuele Semprini, ex Antermete. Tante conferme, su tutte la più importante è quella dell'attaccante Mattia Stefanelli, cui cartellino è divenuto a tutti gli effetti di proprietà del Nuova Feta Calcio. Segnaliamo inoltre la grande attenzione data in questa fase estiva al settore giovanile del club, con l'avvento di una figura importante nei piani organizzativi come quella di Massimo Zannini, attualmente responsabile del settore giovanile. In ottica di crescita in prima squadra, il 15enne attaccante Thomas Radici si è aggregato al gruppo, assieme a lui un gruppo composto di juniors che saranno testati dal neo allenatore per decidere chi sarà chiamato definitivamente a comporre la rosa in vista del torneo. Torneo che ha visto l'ufficializzazione del girone H imbottirsi di compagini dal passato glorioso. Il nuovo girone è infatti composto da squadre toste. I ragazzi di Fabbri saranno chiamati a ben figurare, ad onorare la maglia e magari a sorprendere ritagliandosi qualche bella soddisfazione. Ai nostri microfoni ascoltiamo le interviste realizzate, iniziando dal portiere Emanuele Semprini. Emanuele, le tue impressioni sull'ambiente giallo-blu? Le prime impressioni sono positive, ti ringrazio per il benvenuto. Siamo impazienti di iniziare nonostante il caldo e speriamo di fare il massimo e di divertirci. Emanuele, raccontaci la tua carriera. Partendo dall'inizio, sono stato 3 anni alla Vis Argentina in prima categoria, poi sono stato 1 anno a Coriano in promozione e poi sono andato a Corpolò. Poi sono tornato a Coriano e poi sono andato a San Lorenzo, quindi ho girato abbastanza squadre e spero di portare la mia esperienza qui anche a Nuova Feltria. Le tue qualità, pregi e difetti? Ma le mie qualità, dai, non sono un portiere altissimo e di peso, quindi cerco di compensare con altre qualità queste mancanze fisiche di centimetri. E sono un portiere a cui piace giocare anche coi piedi, non per forza calciare lungo. E niente, queste sono le mie caratteristiche. Mi piace abbastanza uscire, non sono un portiere che rimane spesso, come si dice, sotto la traversa. E niente. Hai mai avuto un riferimento, sai, il classico poster che si mette in camera, il classico Beniamino? Non ho mai avuto un portiere che mi abbia fatto, tra virgolette, sognare. Cerco di prendere qualità da ognuno di quelli che vedo nelle categorie sopra la mia. Mister, intanto benvenuto qui a Nuova Feltria. Anche a te chiedo le tue prime impressioni con l'ambiente. Oggi è finalmente il giorno della partenza. Bene, adesso prima partiamo, poi dopo vediamo le impressioni, ma sicuramente saranno positive. E cominciamo con tanta voglia di fare, con tanti ragazzi che vogliono fare bene, da quello che ho visto e ho sentito dalle prime riunioni che abbiamo fatto. Quindi adesso dobbiamo solo lavorare, fare allenamento, cercando il più possibile di divertirci e trovarci pronti per le prime partite. L'organico mister rimarrà questo oppure pensate ancora di fare qualche ritocco? No, d'accordo con la società, vorremmo prendere ancora 1-2 giocatori. La rosa è quella dell'anno scorso e ho visto che ci sono delle potenzialità, però è chiaro che se vogliamo fare un pochettino ancora di più il salto, qualche ragazzo da inserire, però senza nessun affanno, se la società riterrà giusto e troverà il ragazzo giusto lo inseriremo, altrimenti continueremo così. Nuova Feltria, nuova avventura e anche tempo di riscatto dopo quello che è successo nell'ultima stagione a Coriano. No, io non devo riscattare niente, io sono come quei ragazzi, devo divertirmi, devo trovare un ambiente che ha voglia di fare bene, ho trovato delle persone molto disponibili che mi hanno cercato e quindi questa è la parte, poi non ho da dimostrare niente, saranno i ragazzi poi che devono essere bravi magari a seguirmi e quindi a fare bene sul campo, questo è l'importante. Questa è una piazza che comporta le partite interne, tantissimo pubblico, un pubblico caloroso ma anche molto esigente. Sì, è vero, c'è tantissimo pubblico, però
il pubblico è importante se noi facciamo bene, perché poi sennò diventa non il dodicesimo ma diventa un avversario in più se tu fai male. Quindi noi dobbiamo cercare di sul campo di fare bene, di giocare con grinta, con carattere, come penso sia nel DNA di questa squadra, insomma. Questa è la base. Poi ci sono, sai, ho visto il girone, ci sono squadroni e ho sentito tanti acquisti importanti che scendono da categoria superiore. Noi partiamo con molta umiltà e questo deve essere la nostra forza, molta umiltà e ripartire facendo bene. L'ultimo commento inerente al girone, davvero un girone molto tosto, molto difficile. Difficile, poi ci sono squadre come Riccione che già magari penso siano già fuori categoria, però sul campo poi sai si parte con un'idea e sul campo magari ci sono tutte altre cose. Noi dobbiamo capire qual è la nostra dimensione, la dimensione del Nova Feltria, e cercare di scoprire questa squadra dove può arrivare. Grazie mister. Stefano Balducci, dove partiamo? Intanto da un ben tornato, sappiamo il tuo passato calcistico in quel di Nova Feltria, da quest'anno una nuova avventura per te, il vice, un allenatore come Achille Fabio, un'esperienza importante, no? Sì, importante anche perché è una cosa nuova, i ragazzi mi hanno contattato, mi hanno chiesto di intraprendere questa nuova avventura in un ambiente che tra le altre cose è mia familiare, perché sono cresciuto qua, diciamo, ancora quando proprio da bambino. È una cosa che è venuta proprio a fagiolo poi quest'anno, soprattutto con purtroppo la scomparsa del nostro caro amico Walter, che mi lega particolarmente a questa persona per tante cose. Mi sono non sentito quasi in dovere di farla questa cosa, però è una cosa che, diciamo, che mi ha spinto ancora di più per questa nuova avventura, che è una cosa nuova per me. Però affiancare una persona come Achille, che per nomina una persona in queste categorie molto riconosciuta, mi dà grande soddisfazione e voglia di provare questa nuova avventura. Walter, se fosse ancora qui tra noi, avrebbe sicuramente approvato questa decisione della società. Facciamo anche, diciamo, una battuta, no? Te l'avranno sicuramente detto gli amici nello spogliatoio, viene Nuova Feltria, però il fratello che gioca di Pietro. Sì, no, tra le altre cose, guarda, è stata anche una cosa che, tra le altre cose, lui mi ha spinto proprio in questa cosa, ma vai su che è un gruppo di bravi ragazzi, tra le altre cose tutti amici che si conoscono, quindi, però è stato uno dei tanti che mi ha spinto in questa avventura quando mi vedeva un po' titubante, diciamo. Però peccato che non ci può essere questo derby in famiglia da parte. Però loro sono saliti di categoria e ben venga, insomma. Senti, questo campionato come lo vedi? Sentavamo prima, appunto, dopo la composizione dei gironi da parte di Achille, un girone tosto, tu qualche squadra? Sì, guarda, io l'anno scorso principalmente, come dicevamo prima, praticamente seguivo più che altro le partite di Pietracute, essendoci mio fratello, vedevo un po' il campionato e vedevo anche un attimino le partite di questa squadra. Io sono dell'idea che questa è una squadra che non, già così non deve lottare per salvarsi, quindi qualche punto in più deve venire assolutamente. Il livello secondo me si è molto alzato, ma hanno parlato del Riccione, di altre due o tre squadre molto attrezzate, però ripeto, da fuori sono dell'idea che questa squadra può e deve dare qualcosina in più. Con il vicepresidente Giuseppe Mandrelli. Giuseppe, riparte l'ennesima stagione per il Nova Feltria, una stagione dove l'importante è rimanere con i piedi per terra, divertirsi e far bene, no? Sì, noi quest'anno abbiamo avuto un bel campionato, però alla fine ci siamo salvati, quindi abbiamo, è stato, l'allenatore si è esonerato, quindi abbiamo un allenatore nuovo quest'anno, il portiere che ci mancava, i ragazzi sono i soliti, quindi io penso che quest'anno partiamo con i piedi per terra, tranquilli, e vediamo strada facendo quello che viene fuori. Giuseppe, ridendo e scherzando, questa società è stata creata nel 2011, oggi siamo nel 2017, sono passati ben 6 anni, ridendo e scherzando, il Nova Feltria è ancora qui, è ancora decisa a far valere le proprie ragioni sul campo, no? Darà del fio da torcere sicuramente a tutti, nonostante il girone che sarà molto difficile. Ma guarda, noi abbiamo questa società che è cresciuta 5 anni fa, abbiamo avuto delle soddisfazioni anche essendo stati promossi in prima categoria, poi quest'anno si doveva fare un altro salto, non è stato fatto, però noi vogliamo continuare, abbiamo un bel gruppo che i ragazzi sono quasi tutti gli stessi, i dirigenti sono più o meno gli stessi, quindi abbiamo un buon settore giovanile e c'è da fare, quindi ci imboccheremo le maniche e andremo avanti tranquilli in questo modo qui.
Giuseppe, l'ultima domanda. Un tuo ricordo per un amico scomparso. Quest'estate è venuto a mancare Walter, un altro elemento fondamentale nella crescita del Nuova Feltria Calcio in questi anni, no? Il tuo ricordo. Walter era oltretutto era un amico, oltre un grande dirigente, perché muoveva sempre assieme a noi delle grandi iniziative, seguiva anche il settore giovanile, alle partite, era una grazia di un grande cuore, quindi ci è mancato e ci manca ancora tuttora, però mi dispiace, ma la vita purtroppo ci offre anche queste brutte cose. E tu in bocca al lupo alla squadra per la nuova stagione? In bocca al lupo alla squadra per la nuova stagione. Quest'anno abbiamo fatto una buona scelta del allenatore e anche del portiere e tutti i ragazzi insieme. Penso che in bocca al lupo sia quello di andare in campo e vincere, possibilmente. Bravo. Quindi questo qui è il risultato, che nessuno va in campo per perdere, quindi noi la pensiamo così. Grazie. Federico Ceccarone, dove partiamo? Anche con te, come abbiamo fatto con Stefano Balducci, ben ritrovato. Grazie, grazie. È una nuova stagione, vedo che comunque c'è tantissima gente, c'è un nuovo allenatore soprattutto, ma voglio chiederti a te, con quali stimoli riparti e soprattutto cosa ti aspetti questa stagione a livello personale? Allora, parto con gli stimoli sicuramente di mettermi a disposizione del mister, dare il massimo per la squadra e a livello personale da questa stagione, cosa dire, parliamo del livello della squadra, che poi dopo quando arrivano i risultati e le belle cose con la squadra, anche a livello personale tutto è migliore. Senti, papà e nonna a casa ascoltano, ci tengono parte, loro hanno fatto parte e anche la storia di questa società, li vedete in campo sarà sicuramente un'emozione per loro. È un girone però tostissimo, no? L'avete conosciuto ieri, tantissime squadre nuove che in passato forse non avete mai affrontato, ma anche alcune che ritroverete. Che idea ti sei fatto? Beh, sicuramente è un girone molto, molto tosto, e sarà un bellissimo campionato e siamo qua per giocarcela con tutti sicuramente, non staremo a vedere gli altri che giocano ma saremo dei protagonisti. E per ultimo, tu che sei ovviamente un giocatore, fattore ancora più stimolante sono i tanti derby che poi ci saranno come lo scorso anno, no? Sì, sicuramente il derby è una partita bella da giocare, ma l'importante è solo una cosa, vincerlo, quindi sarà ancora più stimolante. Grazie. Ciao Lorenzo, innanzitutto benvenuto. Ti ritroviamo dalla Juniores quest'anno in prima squadra, questo è il passaggio che vuol creare il Nuova Feltria, sta lavorando appunto per pian piano far salire i tanti giovani che compongono il settore giovanile. Le tue prime emozioni ce le puoi dire? Senza dubbio entusiasmo, ma anche un po' di ansia perché comunque mi devo mettere abbastanza alla prova perché non sono... Cioè, sono in una nuova categoria e quindi devo senza dubbio metterci impegno come tutti i miei compagni. Lorenzo, Nuova Feltria con il nuovo corso intrapreso da Zanini significa anche crescita, crescita interna, crescita del ragazzo, crescita dell'uomo, e tu sicuramente quest'anno sarai chiamato a rapportarti con la prima squadra, ma perché no, rimanendo in famiglia, cosa che ho chiesto anche al tuo compagno Ceccaroni, magari cercando di emulare come obiettivo il papà che è stato giocatore proprio del Nuova Feltria negli anni 80 e 90, cosa ti senti di promettergli? Sì, è senza dubbio una cosa molto importante avere un babbo che ha fatto un grande lavoro qua a Nuova Feltria e mi piacerebbe essere al suo livello. Prometto che senza dubbio ci metterò impegno e cercherò di emulare i suoi risultati, comunque di essere un buon giocatore anche per la prima squadra. Secondo me dopo questa tua dichiarazione si commuove. Ti lascio mandare, vai. Grazie. Lei Mariani si è sempre battuto da Nuova Feltrese Doc per il gruppo a Nuova Feltria, una squadra composta di Nuova Feltriesi. Quest'anno c'è stato un cambio in panchina, un cambio anche importante. Allora le chiedo il suo punto di vista. Le impressioni sono buone, sia a partire dall'allenatore che il gruppo di giocatori, che comunque è lo stesso dell'anno scorso e che ci ha dato comunque tante soddisfazioni.
Lo scorso anno secondo me abbiamo patito un po' dal punto di vista dell'esperienza sia a livello societario che a livello di squadra, però siamo riusciti comunque a ottenere l'obiettivo che ci eravamo prefissati. Quest'anno speriamo di alzare l'asticella, di magari puntare a fare un campionato di alta classifica, cercando di togliersi soddisfazioni. Abbiamo visto in versione ultras, in versione dirigente, quest'anno sarà nuovamente dirigente, accompagnatore ufficiale della Juniores, ma quello che non è mai mancato sicuramente a Nova Firtia è stato il cosiddetto dodicesimo uomo, il grande tifo. Ma i tifosi qui non hanno mai fatto mancare calore e entusiasmo, questo è sempre stato un fortino. L'entusiasmo del tifo che c'è comunque qui è sicuramente il dodicesimo uomo. Penso che anche quest'anno allo stadio venga comunque molta gente, anche fuori casa, e penso che tutti insieme possiamo fare un'ottima stagione. In questo servizio, chiamasi presentazione, raduno squadro, come volete, tocchiamo con mano l'approdo in maglia gialloblu di Emanuele Semprini. La saggezza del neo allenatore Achille Fabbri, la chiamata invocata dall'alto di Stefano Balducci, trascinato sulle ali dell'entusiasmo dall'angelo scomparso Walter Urbini. Poi si passa al suo ricordo e alle aspettative del vicepresidente Giuseppe Mandrelli, riabbracciando il ritorno nel gruppo del difensore Federico Ceccaroni dopo un momentaneo abbandono nella scorsa stagione. E seguendo le orme del nonno e il tifo del padre, si lascia andare, come del resto fa lo junior Santonini, che a Gabriele, padre e giocatore che fu di Nova Firtia, promette qualcosa di positivo. Mariani, dirigente in carica, carica la piazza e si affida al gruppo e agli amici tifosi, mentre noi ci soffermiamo a guardare questa luna in questa calda serata mentre il cielo si tinge nuovamente di giallo e di blu.